Siamo arrivati all'ultima bustina ed è la bustina di Andrea Di Giuseppe. Andrea Di Giuseppe con l'artwork di Aerodactyl. Come vedete coincidono perfettamente. Guardate che organizzazione. Coincide perfettamente. Aspetta, queste te le prendo io. Siamo stati bravissimi? Allora, procedo, Una caramella questa, guarda. Incredibile. Ah, questa da sopra, pensavo da sotto, invece è un cavolo, dobbiamo farlo da prima. No, no, perfetta questa, vado, Sono veramente anche soddisfatto per averle aperte tutte bene. Quindi ragazzi, noi siamo pronti. Ultima bustina, dopodiché big annuncio per tutti voi. Homestar. E contate che questo big annuncio non era organizzato. Durante la live l'abbiamo capito. Slowpoke. Tentacool. Ultima bustina. Grimer. Gioco d'azzardo, e quando mi ricapita più una roba del genere. Geodude. E Zapdos solo! Terminiamo ora live ultimo, così! Ultimo. Io l'ho detto che le cose belle arrivano tutte alla fine. È arrivato Zapdos, ci è mancato Moltres, ma comunque articolo che l'abbiamo bomba, pulito. Guarda, bello, è bello. Questo per Andrea Di Giuseppe, che non ha richiesto il grading, ma secondo me ci ripenserà dopo questa diretta. Ragazzi, rimanete con noi perché abbiamo da dirvi un po' di cose interessanti e da parlarvi ovviamente di questo bimbo qua. Abbiamo da parlarvi di questo, quindi rimanete qua con noi mentre lui slibba le carte. Ovviamente dammene una per il mio buon Zapdos. E questo qua poi andrà in top loader. Adesso noi ci guardiamo negli occhi e diciamo N o R? Se tu dici N, mostriamo. Se dici R, non mostriamo. E se tu dici N, andiamo. Io bro, non lo so. Vado? Mettiamo un po' di musica? Ragazzi, mi raccomando, non fateci pentire. Seguite Fede, Sabba Fede, collegatevi su Twitch. Ragazzi, perché noi lunedì e giovedì qui in live, tutti i lunedì e giovedì le combineremo veramente grosse. Segnatevi queste date. Io vado a mettere questa musica, una musica qualsiasi, ne ho presa una dalla playlist. È stata una live con i contro. Possiamo dirlo qui contro Kabutops. È stato fenomenale. Zapdos. Bellissimo, raga. Ve lo siete meritati. Direi che è stata una roba figa.